Ed eccoci qua in questa nuova puntata su Fumetterino Nero e questo sarà un video letture, letture che ho fatto ad ottobre e sono tutti manga. Tante di queste letture mi hanno ispirato, quindi caricato, magari ho già pubblicato, pubblicherò delle puntate su podcast, sulle varie applicazioni, oltre che su YouTube e per tante altre invece caricherò semplicemente un video su YouTube. Per questi volumi, diciamo, andrò molto velocemente, per tutti gli altri invece tenterò di soffermarmi un minimo in più, senza però far durare questo video magari un'eternità. E partirei subito con i due volumi in lingua inglese, credo che siano gli unici due. Questo è Icewind di Yuichi Yokoyama, un autore, ormai vi sto stressando abbastanza su questo autore di manga alternativi e contemporaneo. E questo è un volume che sicuramente ha molto in comune con il viaggio, ma per altri versi si discosta un minimo. Infatti, nel viaggio abbiamo visto come le linee cinetiche spezzavano a metà il disegno. In questo caso, ciò che spezza a metà non è la velocità, non è l'azione, ma sono i suoni. Infatti, questo è un manga che riesce ad esprimere rumore attraverso le pagine. È un qualcosa di veramente eccezionale da questo punto di vista, però stiamo parlando veramente di la nicchia della nicchia della nicchia, quindi non lo consiglio veramente a cuor leggero. Questa è un'edizione veramente essenziale, minimale, sembra fatta in casa, non ha neanche un prezzo così tanto basso. Però comunque è l'unico modo per leggere Yuichi Yokoyama e quindi non so se consigliarvelo, magari non ho idea, non ho idea. Guardate il video e pensate voi come comportarvi, se comportarvi di conseguenza, ecco. Poi, A Single Match di Oji Suzuki, sempre un'edizione inglese, cartonata, Drawn and Quarterly, spero di averlo pronunciato bene, quindi edizione canadese se non mi sbaglio come casa editrice, e Oji Suzuki è un autore Gekiga del passato, pubblicato sulla rivista di manga alternativi Garo, famosissima ormai. E questo volume verrà pubblicato in Italia anche da Ikari Edizioni, ovviamente in un'edizione che probabilmente non reggerà il confronto, magari sia come prezzo sia come edizione in sé, visto che questa è cartonata, di solito Ikari non ne fa, però magari ci sorprenderanno. Ecco, vi faccio vedere le immagini perché secondo me è il miglior autore Gekiga che io abbia mai trovato, o il secondo perché anche Abe mi era piaciuto tantissimo dal punto di vista grafico. È veramente, secondo me, eccezionale, eccezionale. Gli altri stanno per il momento un gradino sotto nella mia lista, diciamo, delle preferenze. Però non c'è solamente il punto di vista visivo, c'è anche tanto altro. E quindi, cosa vi posso dire? Che guardate il video, mi dispiace. Ma un po' è così, altrimenti non avrebbe senso. Però è un così così, alla fine, come giudizio riassuntivo finale. Passiamo a Coccolino Press con la collana Doku. Collana Doku riconoscibilissima per questa copertina tutta stramba e più piccola. Mi piace tantissimo la concezione, l'idea di lasciare l'immagine di copertina intonsa, senza scritte che vadano a coprire il disegno dell'autore, anche se in questo caso è un'attrice innanzitutto, ma che è abbastanza semplice, niente di particolare. Anche il retro, a parte il codice a barre, è essenziale e poi ovviamente trovate tutto ciò che vi interessa qua dentro con anche delle bellissime illustrazioni. Il disegno è molto 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 semplice, se vogliamo anche un po' shojesco per tanti particolarini, però mi è piaciuto, comunque è piacevole, ecco, da leggere. E questo manga ha sicuramente più chiavi di lettura. Potete comprarlo come se fosse una commedia slice of life, dove questa ragazzina si ritrova ad essere così tanto piccola da entrare nella mano del suo ragazzo e decide di andare a vivere da lui, di dire una scusa ai suoi genitori, e il suo ragazzo si prenderà cura di lei. E cosa posso dire? Alcuni mi hanno fatto pensare alla possibilità di vedere la donna come un oggetto perché lei diventa una bambolina per lui. In realtà non ho mai avuto questa sensazione. Forse non l'ho mai avuta perché il mangaka è appunto una donna, è un'autrice e non credo che il suo
fine fosse quello di far percepire la protagonista come una ragazzina oggetto. Non credo che fosse quello il suo intento, almeno a me non è arrivato minimamente questa è sua intenzione. E mi piace perché ovviamente aveva non so che di pruriginoso vedere la propria ragazza come una piccola bambola con cui puoi fare quello che ti pare. Qua la protagonista mi sembra invece molto consapevole, il rapporto mi sembra molto equilibrato. E cosa posso dirvi? Che potete leggerlo appunto come una commedia slice of life, con questo tocco, diciamo, fantastico e con un finale, secondo me, anche bellissimo. Oppure, se conoscete la storia di questa autrice, se non la conoscete, comunque la potete trovare in fondo a questo volume con una bellissima postfazione. Beh, se conoscete quindi la storia dell'autrice, magari troverete anche altro. Non so dirvi, non ci metterei la mano sul fuoco sul fatto che effettivamente questa sia ci sia un forte collegamento con la vita personale vissuta dall'autrice. Non ci metterei la mano sul fuoco, ma io ogni tanto ci ho rivisto ciò che noi conosciamo di quello che ha passato Uchida. Quindi non so cosa dirvi perché non spenderei così tanti soldi per una commedia di questo tipo, però dall'altra parte è stato bello conoscere una nuova autrice, è stato bello vederci dei sottotesti che magari mi sono immaginato io con dei voli pindarici, è stato bello leggere la postfazione che come sempre è bellissima in questi casi e quindi in realtà mi è piaciuto e lo ricomprerei più che volentieri. Continuiamo con Coconino Press, in questo caso con l'unico volume, se non mi sbaglio, edito in Italia della corrente Etauma, cioè Tokyo Zombie di Yusaku Anakuma. Anakuma che avevo conosciuto attraverso altre storie brevi, che avevo letto su Canicola 8, che è una rivista edita appunto da Canicola, e mi avevano fatto impazzire. E Tokyo Zombie, secondo me, non ha rispettato le attese, non è stato allo stesso livello, vi parlerò meglio nel video che fra l'altro ho già pubblicato, e mi aspettavo quindi di più. È stata comunque una lettura piacevole e anche questa la ricomprerei, senza ombra di dubbio, però mi aspettavo di più, quindi piacevole, non indimenticabile, ecco. Passiamo oltre. Comunque, comprerei altro di questa corrente, della corrente Etauma, se Coconino magari ci farà qualche pensiero. Io credo che sia andato piuttosto male come volume e quindi non so quante speranze ci siano. Vediamo. Passiamo a Dinit Collana Showcase. Non so se vi ho già mostrato il Bambino di Dio, comunque ho già registrato una puntata dedicata a Il Bambino di Dio, Fratelli Nishioka Kyodai, e questa è la storia di un serial killer dalla sua nascita fino a non vi dico cosa, ed è uno stile unico. È il manga più violento che io abbia mai letto, e lo è in una maniera che non è simile a nient'altro. È unica, e lo vedete anche dal disegno che è completamente fuori dagli schemi, e devo dire la verità. Avevano ragione tutti quelli che mi avevano consigliato questa lettura rispetto a Viaggio alla fine del mondo. E sì, Il Bambino di Dio mi è piaciuto di più, Il Bambino di Dio ve lo consiglio, ma dovete essere pronti. Ecco, una lettura violenta in modo stranissimo perché alla fine mi ha turbato tantissimo, ma non l'ho odiato come in tanti horror splatter, ecco, lo è in maniera unica. Consigliatissimo Il Bambino di Dio. Poi, Cocoon di Machiko Kyo è un altro volume ultra consigliato, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ad Okinawa, come per Kajimunogatai, vediamo cosa vi posso mostrare perché non è facilissimo. E è uno stile di disegno che molto dolce, molto tenero a prima vista, ma anche insomma sfogliando, leggendo tutto questo volume, e che poi fa da contrasto con una storia che invece è violentissima. Qua dietro c'è scritto: "Moriremo lentamente dentro al nostro bozzolo immaginario, anche se in verità nessuna di noi voleva morire." Quindi è una lettura tremenda, tostissima anche questa, una postfazione anche qua meravigliosa.
secondo me, ve ne parlerò meglio in una puntata podcast, quindi la troverete anche su Spotify, Spreaker, eccetera. Devo ancora registrarla questa puntata, quindi ci metterò un po' di tempo. Consigliatissimo, Cocoon di Machiko Kyo. Devo recuperare anche i restanti volumi di questa autrice, costano parecchio, quindi vediamo. Fra poco ci sarà Natale, vedrò cosa mettere in cima alla mia lista dei desideri, ecco. E poi ho letto Cup at Work di Imiri Sakabashira, un autore di manga alternativi che conoscevo già attraverso alcune recensioni su internet, alcuni blog, e che mi aveva incuriosito tantissimo. Da poco sono entrato in possesso anche del precedente opera, cioè The Boxman, sempre nell'edizione Umami, come questa edizione, e devo dirvi che innanzitutto il packaging di questa è decisamente di questo Cup at Work è decisamente migliore. Lo è per l'immagine di copertina che è bellissima, secondo me, e che continua anche nella costina. Lo è perché è molto 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 maneggevole, facilmente apribile, quindi è secondo me è migliorata molto la collana Omami. Ho da poco avuto anche The Boxman e vi posso dire che ancora in The Boxman non eravamo a questi livelli, quindi è migliorato, ecco, è migliorato un po' di più, e ovviamente dopo tutte le critiche che sono state rivolte a questa collana era anche giusto apportare delle modifiche probabilmente. E di che cosa parla? Allora, Imiri Sakabashira è un autore che esce completamente fuori da ogni schema, come ormai spesso vi dico per questi autori, anche perché appunto mi sto interessando a questi personaggi così strambi, e quindi purtroppo spesso mi ripeto ultimamente. E in passato era stato ospitato tra le pagine della rivista Garo, poi successivamente è passato su Axe, e le opere sono folli, oniriche, surreali più che altro, e spesso illogiche completamente. E i protagonisti richiamano in questo caso personaggi di fantasia, personaggi del folklore giapponese, ma non solo in Cup at Work, che magari già il titolo vi può far pensare a questa cosa, ma anche nelle altre sue opere solitamente è così, ci sono questi riferimenti. Inoltre, Imiri Sakabashira ama i kaiju, i robot, i tantissimi altri oggetti tecnologici, e ne fa spesso anche dei veri e propri personaggi all'interno dei suoi manga. Alcune volte lo si accosta anche al genere Itauma per tutta questa sua libertà che si prende, libertà di espressione, però secondo me c'è una profonda differenza, cioè il lato visivo-artistico. Ecco, magari qua vi può anche magari intuire, far venire in mente la corrente Itauma, però già rispetto a Tokyo Zombie che vi ho mostrato poco fa, secondo me è totalmente diverso, per la cura dei dettagli che comunque c'è in questo disegno. Guardate queste pagine. Per questo secondo me è difficile accostare le due correnti. Guardate che belle splash page, ci sono pochissimi dialoghi, forse non ce ne sono proprio, se no ce ne sono e come. E niente, cosa vi posso dire di questo manga? Allora, come vi sto mostrando, le tavole sono piene in realtà di dettagli, ed è per questo che io appunto non lo considero facente parte della corrente Itauma. E sono molto fantasiose le ambientazioni, oniriche, ma sono secondo me di grande impatto. E in Cup at Work c'è tutto questo che è caratterizzante della poetica di Imiri Sakabashira, almeno per quanto ho letto in giro. E è un volume che sembra essere frutto del flusso di coscienza dell'autore, no? Che inizia e poi dopo non si sa, il cervello lo porta in parti a lui magari sconosciute inizialmente. Un flusso di coscienza continuo che sinceramente mi ha travolto, anche se passa di palo in frasca. Io di solito le cose illogiche non le sopporto, ecco. E poi mi diverte proprio perché non so mai che cosa aspettarmi quando giro pagina, e poi non so, trovarci un senso è veramente molto molto complicato, e questa è una cosa che, come ho detto, spesso mi disturba, ma che in Cup at Work lo rende tutto quanto unico, originale, che sa appagare completamente la mia curiosità. Ecco, ho conosciuto nuovamente un altro autore,
C'è anche una piccola postfazione a conclusione di questo volume, quindi secondo me Caput Work è stato un bellissimo volume della collana Umami. Però ovviamente dovete approcciare questa lettura essendo coscienti della particolarità di questo autore. Non lo so. Complimenti comunque a Star Comics per aver deciso di portare qualcosa di così alternativo e inimitabile come gli altri forse non stanno ancora facendo, ecco. Cos'altro? Direi che per 15 euro, secondo me, li vale, li vale. Vedete un po' voi, dovete essere comunque sicuramente predisposti ad una lettura che un senso forse non ce l'ha e non ce l'avrà mai. Passiamo a tutt'altro genere, tutt'altra corrente e qua siamo nel pop assoluto, potremmo dire, cioè One Piece, il numero 95. Spero di non avervene già parlato perché adesso ormai mi confondo fra i vari video letture che faccio e questo volume 95 riceve secondo me un voto altissimo. Un voto altissimo perché sono rimasto stordito dalla mole infinita di personaggi, di dettagli, ma comunque leggere questo numero è stato appassionante. Non è stata un'abbondanza fine a se stessa come a volte ho trovato in alcuni volumi negli ultimi anni di One Piece, negli ultimi 10 anni potremmo dire, purtroppo è un po' difficile seguire tutto per filo e per segno, non dimenticarsi alcune cose perché ovviamente la cadenza è un po' dilazionata e quindi è un po' difficile, appunto. Però ogni volta che leggo uno di questi ultimi volumi di questa saga, io mi emoziono perché ti vengono buttati lì un po' di dettagli su una macro trama generale e questo mi dà un sacco di gusto. Sono interessantissimi, infatti, tutti gli sviluppi della trama. Purtroppo mi appassionano molto di più gli scontri, gli avvenimenti che probabilmente non ci mostreranno mai, e quindi faccio riferimento a ciò che accade nella Reverie. È una fase che magari Oda salterà a pie pari e magari ci racconterà con dei flashback, ci racconterà con degli spezzoni, quando invece io avrei voluto vedere lì volumi e volumi dedicati a quel momento. Vedremo, vedremo quanto ci racconterà. Per adesso One Piece numero 95 a me è piaciuto veramente tanto e sono molto molto contento di come sta andando ultimamente questa serie ormai infinita e chissà, magari Star Comics avrà qualche iniziativa speciale per il numero 100. Io, insomma, lo do quasi per scontato, ecco. Altro volume che ho letto è di Jiro Taniguchi, La Montagna Magica, edito da Rizzoli Lizard, le potete trovare anche nella collana, ovviamente, da Edicola, se non mi sbaglio, di RCS. Ci sono le alette, è abbastanza sottile come storia, se non mi ricordo male, è stata edita, prima di tutto in Francia. E soprattutto a colori. L'ambientazione mi pare che sia Tottori, se non mi sbaglio, ormai sono passate già 3 settimane. E c'è un elemento fantastico all'interno di questa trama che, come spesso capita con Taniguchi, è assolutamente uno slice of life, però con alcuni elementi appunto fantastici che si trovano all'interno di questa montagna magica. Mi è piaciuto. Così così è una storia carina, ma come spesso capita, in fondo si trova una intervista all'autore che è stata forse il pezzo pregiato vero e proprio di questo volume. Comunque, leggere qualcosa di Taniguchi a colori è piacevole, io forse lo preferisco comunque in bianco e nero, però forse la Montagna Magica ben si prestava a questa pubblicazione a colori. Ci sono alcune volte dove non mi piacciono molto come questi sfondi, queste ambientazioni, soprattutto quando ci si trova all'interno, non aggiungono molto, secondo me, i colori così forse piatti, oserei dire, però ci sono altre volte dove qua fanno la loro sporca figura, oppure qua sotto, insomma, soprattutto quando ci si trova all'esterno. Quindi mi è piaciuta la Montagna Magica, così così, è sempre una lettura positiva, è una lettura che ricomprerei, visto il prezzo che ho pagato, ma
decisamente non è tra le migliori opere di Taniguchi, quindi se volete iniziare non iniziate dalla Montagna Magica, altrimenti iniziate col passo sbagliato, secondo me. Torniamo invece a Kokonino Press, torniamo al Gekigamanga e in questo caso vi voglio parlare di Crocevia di Yoshihiro Tatsumi. Ho letto tante cose di Tatsumi ultimamente, ho letto Tormenta Nera, ho letto Crocevia e poi vi mostrerò anche alcune altre cose. Allora, Crocevia mi era stato suggerito come il suo volume migliore fra quelli delle raccolte di storie brevi e devo dire che avevano ragione per il momento. Ne ho lette due, ho letto Tormenta Nera, per ora questo è il migliore fra questi tre che vi ho citato. L'altro è Le lacrime della bestia. Ed è il migliore anche confrontandolo con le opere portate in Italia da Canicola, quindi di Tsuge oppure di Abe. È forse il volume Gekiga che più mi sia piaciuto al momento in cui ho letto Crocevia. Non so dire forse per quale motivo. Ho provato a immaginarlo, ho provato a darmi una spiegazione. Perché questa raccolta di storie brevi mi ha così colpito? Ecco, secondo me rispetto a Tsuge è più terra terra, è più è meno fantasioso, è più realistico, forse è meno poetico, però forse ha anche meno pretese. E alla fine mi colpisce di più, mi arriva meglio, secondo me. Forse è il personaggio, oppure ad essere meno inerme rispetto a quello, ad esempio, dell'uomo senza talento. Ha il coraggio di prendere una decisione che sia giusta o sbagliata, ma almeno ha il coraggio di muovere, di fare qualcosa. Forse l'opera, la storia breve, il capitolo che mi è piaciuto meno è proprio quello che dà il titolo a questa raccolta. E fra l'altro mi ha sorpreso tantissimo per via delle introduzioni di Adrian Tomine. Tomine, che è assolutamente un personaggio fondamentale, come si può leggere anche alla fine di Una vita tra i margini, ad esempio, per la pubblicazione di Tatsumi all'estero, e la riconoscenza dell'autore verso Tomine mi sembra evidente, ecco. E c'è anche una introduzione proprio di Tomine a questo volume, che io ho trovato molto interessante e fra l'altro anche molto sorprendente. È un bel volume anche come carta, come tutto. Vi mostro qualche immagine di Crocevia e devo dirvi che mi ha colpito molto. Ed è il volume che più vi consiglio per il momento tra le letture che ho fatto fra le raccolte di storie brevi Gekiga. Quindi Crocevia di Yoshiro Tatsumi, benissimo, consigliatissimo, mi ha veramente molto molto colpito. Poi passiamo a Le lacrime della bestia. E quest'altro volume, sempre edito da Coconino nella collana Gekiga, ovviamente, Le lacrime della bestia, erano in realtà, insieme a Crocevia, formavano un unico volumone edito, mi pare, da Drawn and Quarterly, in inglese, direi. Non so se, credo che anche l'edizione giapponese racchiuda tutte queste storie in un unico volumone. Coconino invece ha deciso di dividerle, come ha fatto anche con Città Arida e Inferno, stesso discorso in quel caso. Città Arida e Inferno non li ho ancora letti, non li ho ancora comprati anche. Le lacrime della bestia mi è piaciuto? Allora, è incredibile perché dovevano essere lo stesso volume insieme a Crocevia. Crocevia mi è piaciuto tantissimo e qui di positivo io invece non ho trovato nulla. Nulla. È una storia, sono tutte storie atroci, sono tutte storie violentissime, disperate. Secondo me non c'è molto di poetico all'interno, proprio perché, come dicevo anche per Crocevia, lì era un qualcosa di positivo. E qui invece, essendo terra-terra, quel terra-terra non mi è piaciuto. Non è neanche fantasioso, non è neanche surreale, qualcosa di particolarmente fantasioso. E quindi per me è stato il nulla più assoluto. Infine, le storie mi sono sembrate molto simili tra loro, cioè violenza, 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 sesso, depravazione e boh, quindi io ho letto un altro Tatsumi qua dentro. Inizio a capire anche il come Coconino ha diviso quindi questi capitoli, perché mi sembra che questo volume
non abbia più, poi molto a che vedere con Crocevia, almeno io la vedo così. E il tema all'interno di questo volume è sempre abbastanza simile, ecco. Qua dentro c'è anche il capitolo Lampi. Coconino, infatti, tanto tempo fa aveva pubblicato anche un volume che poi è rimasto interrotto perché pubblicava appunto solamente metà di questa raccolta gigantesca dei lavori di Tatsumi, che si chiamava Lampi. E il capitolo che dava il titolo a quella raccolta è qui dentro. Avevo sempre pensato che invece fosse l'equivalente di Crocevia, invece così non è. Non ho idea, non so se qualcuno di voi conosce la suddivisione dei capitoli, che cosa c'era nel vecchio volume di Lampi, che cosa c'è nei nuovi, se Lampi è perfettamente uguale alle Lacrime della Bestia oppure se è tutto un po' mischiato. Comunque, il capitolo Lampi è l'unico che è un po' fuori dal coro e mi è piaciuto non poco, lo vedo abbastanza affine a quegli altri, ecco. Il resto è stato, secondo me, un deciso passo indietro rispetto a Crocevia. L'ho letto subito dopo. Non riesco bene a capire quale sia il bisogno di un certo tipo di storie. È vero, allora, molte cose accadono anche nella realtà e quindi forse è giusto raccontarle in un certo senso, però è normale che siano così sovrapprodotte, sovraesposte. È normale che nei fumetti, nei manga, soprattutto, ci sia così tanta violenza. Secondo me è totalmente gratuita. Perché? E questa sovrapproduzione, secondo me, fa perdere anche il realismo, perché se leggi sempre quello, è vero che anche nella realtà accadono, ma per fortuna nella realtà non accade così tanto spesso, ecco. Non lo so, il tutto perde quindi realismo, e poi a vantaggio di cosa? A vantaggio di qualche pagina sempre più rigginosa, sempre con il tentativo di diciamo solleticare qualche voglino a qualche lettore, io non ne ho idea. E mi sorprende perché questa scorciatoia io non me lo aspetto nel Gekiga. Se la devo trovare anche qui, questa violenza spicciola, allora a me non mi sta bene, non mi piace, ecco. I personaggi spesso risultano, secondo me, lontani, distaccati, distanti da noi, perché poco hanno a che vedere con la quotidianità. Sono tutti troppo estremi, potremmo dire, ecco. Poi, ovviamente, in mezzo alle pagine troviamo sempre delle storie di vita difficili, di disadattati, ed è ciò che mi interessa leggere. Ma non mi piace il modo con cui hanno raccontato questo disagio e le loro sfide, ecco, le sfide che ogni giorno la vita propone a questi personaggi molto sfortunati, potremmo dire. Ovviamente, ho elencato, ho sciolinato tutta una lista di lati negativi, di criticità. In realtà non è così, ecco, non è tutto così. È comunque una lettura scorrevole, è una lettura comunque che ti fa conoscere meglio quest'autore. Lo ricomprerei? Non lo so, probabilmente preferirei assaggiare altri gusti di Tatsumi, leggere, comprare Città Arida o Inferno e vedere come va lì. Ecco, se anche quelli, se voi lo sapete, magari ditemelo, sono simili alle Lacrime della Bestia, beh, forse eviterò di comprarle, ecco. E poi vorrei concludere con Tatsumi mostrandovi forse l'ultima lettura che ho fatto e possiamo dire anche la più impegnativa, cioè Una vita tra i margini, in questo librone gigantesco edito da Bao Publishing. E cosa posso dire di questo volume enorme da più di 800 pagine? Allora, in questo caso Tatsumi racconta come è nata la corrente Gekiga, è una autobiografia, potremmo dire, a fumetti, dove racconta la sua vita dietro uno pseudonimo, mi è parso di capire, cioè non si chiama Tatsumi, in questo caso il protagonista, si chiama in un altro modo, ma comunque fa riferimento a lui, al mangaka stesso. Ed è stato questo il volume migliore alla fine che ho letto di Tatsumi, ed è il volume migliore Gekiga che io abbia mai letto fino a questo momento. Quindi avevo letto Crocevia ed era stato il migliore secondo me. Sono andato avanti e Una vita tra i margini li ha surclassati tutti, ma è evidente che è un qualcosa di molto diverso. Quelli lì sono raccolte
storie, oppure anche quelle di Zuger, di Abe, che ho letto di Canicola. Sono raccolte di storie di tanto tempo fa, di momenti anche molto diversi, decenni diversi, che vengono raccolti nello stesso volume. Invece qui siamo di fronte a un qualcosa che l'autore ha scritto da metà degli anni 90 in avanti per 12 anni, quindi comunque abbastanza recentemente, e dove riassume la sua vita, ci racconta la sua vita agli albori del Gekiga manga. Quindi è evidente che in realtà non è giusto forse mettere a paragone queste letture in modo così superficiale. E poi probabilmente qua dentro c'è anche tanto del mio gusto personale. Adoro le storie di vita quotidiana, adoro le autobiografie e soprattutto sono alla ricerca di qualcosa che mi acculturi costantemente in questo ambito. E questo ovviamente era un passaggio fondamentale, ma è stata una lettura anche molto 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 scorrevole. Non so se quindi per il mio gusto personale o appunto lo possa essere per tutti, ecco. Secondo me lo è stato e mi ha fatto ragionare tantissimo su questi autori, autori che per un certo verso, diciamo, questa storia mi ha fatto capire anche, mi ha fatto ragionare molto di più su ciò che non mi convince di questa corrente. Se potremmo dire così, perché sono autori che si sono buttati a capofitto nel Gekiga manga e si sono completamente dimenticati del mondo che li circonda. Sappiamo quanto i giapponesi lavorino in modo costante, anche se qua si capisce che in realtà non è sempre così, non vale per tutti e non vale soprattutto per sempre, in ogni momento, in ogni attimo, in ogni giorno, in ogni settimana, eccetera, eccetera, della vita di questi autori. Però mi sono reso conto di chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, e in questo caso lo stesso discorso è col manga, no? Perché mi dà fastidio come il manga adulto, il manga della maturità, non riesce poi in realtà ad essere molto incisivo sulle questioni sociali, sulle critiche sociali. Secondo me riesce solamente a grattare la superficie e non riesce ad entrare in profondità, non riesce ad essere veramente, veramente incisivo, non riesce ad essere polemico, critico, feroce, con la cultura giapponese, col mondo che loro vivono. Non ci riescono alla fine, almeno fino a dove ho letto io, non è così. Quindi sì, ci sono racconti di persone disagiate, di sfortunati, ok, però poi manca quel qualcosa in più, manca quella ferocia nella critica che io invece mi aspetto in una lettura che dovrebbe essere il manga per adulti, il manga alternativo, il manga non popolare, e io ancora non lo trovo. E qua dentro ho capito il motivo, perché loro erano troppo concentrati nel loro piccolo ambiente, nel loro microcosmo, senza rendersi conto che intorno a loro, fra gli anni, fine degli anni 50 e inizio degli anni 60, il mondo stava cambiando completamente, e con il mondo ovviamente anche il Giappone. E questo è un peccato, perché sono tutte occasioni perse. Se voi conoscete autori che invece riescono ad essere così feroci e pungenti, consigliatemeli, perché io faccio veramente fatica a trovarli e sarebbero veramente il mio pane quotidiano, ecco. Ed è secondo me un peccato. Una vita tra i margini è stata quindi una lettura meravigliosa, per niente impegnativa, nel senso per niente pesante, non ti fa vivere l'antichità, ecco, di ciò che viene raccontato, proprio perché probabilmente è stato scritto anche di recente. E non so cos'altro aggiungervi, se non aggiungere se non il fatto che ho scoperto tanti altri autori, che ho cercato su internet, ho tentato di scoprire se c'era qualcosa di loro edito in inglese, qualcosa ho recuperato, e quindi per me è stato veramente un piacere a 360 gradi, e quindi non posso fare altro che consigliarvi la lettura di Una vita tra i margini. Un altro volume che ho voluto rileggere in realtà è Hitler di Shigeru Mizuki. Siccome sto leggendo manga dall'ambientazione storica, volevo rileggere Hitler di Shigeru Mizuki, ed è stata una lettura
molto 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 interessante, forse non so dirvi se più o meno rispetto a quello che insomma che ricordavo, perché vediamo se riesco a leggere anche di nuovo Verso una nobile morte. E cosa vi posso dire? Ero molto interessato nel rileggere con occhi diversi, con una consapevolezza diversa, il come Shigeru Mizuki, quindi un giapponese, riusciva a vedere la storia in Occidente, in Europa, la Seconda Guerra Mondiale. Perché è ovvio, noi conosciamo la guerra in Oriente per sommi capi, per quello che ci raccontano magari a scuola, per quello che ognuno di noi magari riesce ad approfondire, però è comunque una visione abbastanza superficiale, possiamo dire. E chissà quale storia invece raccontano in Oriente di ciò che è successo, di ciò che è accaduto in Europa. E quindi questo mi incuriosiva parecchio, volevo quindi rileggerlo per poterlo poi anche un po' minimo alla lontana comparare con le altre letture storiche che ho fatto ultimamente. E cosa vi posso dire? Che in effetti Hitler viene visto in modo un po' troppo da commedia, ecco, un po' troppo. È preso poco seriamente, forse, ecco. Non so dirvi se questo quanto ci sia di reale. Ci sono alcune cose che, per quello che io so, ho riconosciuto, ci sono altre cose che secondo me sono state saltate, in altri casi si è dato risalto ad alcuni aspetti e meno ad altri, ad esempio anche nel rapporto con Mussolini, c'è una parte secondo me è un po' troppo tirata via, però è ovvio, questo è un volume unico di, non so, 200 e qualcosina pagine, quindi è ovvio, quasi 300. È ovvio che da qualche parte bisognasse, insomma, scendere a compromessi e quindi lo capisco, lo comprendo e devo dirvi che in effetti alla fine mi è piaciuto comunque tantissimo Hitler di Shigeru Mizuki. E in effetti ho sempre diviso questa sua opera e Verso una nobile morte da tutte le altre. C'è una profonda differenza, secondo me, forse lo è solamente per il mio gusto personale, proprio perché adoro queste ambientazioni, questo genere, o forse c'è una verità di fondo, cioè il tentativo in questi casi di essere più maturi, però in realtà non è la cosa giusta, perché si può essere maturi anche raccontando delle commedie, tentando di far ridere. Quindi non so bene cosa dire. Forse è solamente mio gusto, come ho già detto. Non vorrei essere troppo superficiale nel dire ogni volta che si è maturi solo se si racconta di storie tragiche, di storia e di vita quotidiana, del passato, ecco. Passiamo poi all'ultimo volume e in questo caso stiamo parlando di Princess Mason di Aoi Ikebe. E quindi, cosa vi posso dire? Allora, innanzitutto è edito da Bao Publishing nella collana Aiken, 7,90 euro. C'è subito un grandissimo problema che adesso vi mostrerò a breve. Allora, innanzitutto sovraccoperta, l'immagine qui fa un po' desiderare, lascia un po' desiderare, però ok, va benissimo. Invece l'immagine della sovraccopertina è molto molto carina, nello stile di Aoi Ikebe, che io ho sempre adorato. E c'è un grande problema. Il grande problema è che all'inizio del volume, soprattutto, guardate un po' come che razza di impaginazione ha fatto Bao Publishing. È veramente difficile leggere cosa c'è scritto all'interno in questi balloon. Ho letto che altri dicevano che all'interno, cioè andando un po' più avanti, non è più così. In realtà, certo, è meno grave, ma guardate quanto devo aprire. Lo sto aprendo al massimo. Guardate un po', quanto devo aprire il volume per leggere che cosa c'è all'interno. Adesso mi ricordo benissimo che ci sono anche, c'è proprio un balloon, eccolo, guardate un po' qua, sono a metà volume, guardate lì dentro, ecco, quindi assolutamente non vi fidate di chi dice che è solamente l'inizio e che poi non c'è assolutamente questo problema, perché c'è anche dopo, è grave. Lo lascio decidere a voi e ovviamente non ne faccio un affare di Stato. Non è che adesso dico, beh, non leggerò più, non comprerò più questa serie, non comprerò il numero 2, eccetera, eccetera, perché io questa serie la voglio assolutamente leggere. Ed è stato un primo numero bello, bello, però in modo particolare. Allora,
Andiamo per gradi. Allora, Sachi sta cercando la casa perfetta perché sta cercando la felicità, ma trovarla in una megalopoli come Tokyo può rivelarsi un sogno irrealizzabile, se non addirittura un incubo. Ecco, allora, finalmente entro in possesso di una nuova opera di Aoi Ikebe, che avevo adorato sia in qualche one shot che avevo sbirciato qua e là prima che venisse importata in Italia, e poi avevo ultra adorato con Mamma pubblicato da Dimit Showcase. E come seconda opera immaginavo Kagome Kagome, o un qualche altro titolo, qualche altro suo volume unico. E invece Bao Publishing ci ha sorpreso con questa serie che mi pare sia formata da ben sei numeri, da ben sei volumi. Quindi sulla trama, secondo me, non c'è molto altro da aggiungere se non il fatto che quindi questa ragazzina sta cercando, questa giovane donna sta cercando un posto in cui vivere ed è il suo più grande sogno trovare la casa perfetta, porsi domande sul luogo, su quanto sia vicino ai punti nevralgici della sua vita. E cosa vi posso dire? Che è molto, ovviamente, vita quotidiana. Racconta semplicemente lei alla ricerca di una casa e non c'è nient'altro, non è che c'è chissà quale altra aggiunta, chissà quale altro avvenimento. Quindi dovete comprare questo manga con l'idea di leggere semplicemente una storia tranquillissima di vita veramente quotidiana, calma, pacata, rilassante, che ti fa sentire veramente in pace con il mondo durante la lettura. Poi magari a me non è che mi interessa più di tanto l'arredamento, la casa perfetta, non è proprio di mio interesse questo, però comunque mi ha saputo tenere incollato alle pagine. È stata quindi una lettura che secondo me in molti potrebbero considerare noiosa, pallosa, però in realtà io ci ho trovato una piacevolezza, una serenità che è difficile trovare altrove. Quindi è veramente su un sottile confine tra la noia e la serenità, la piacevolezza della lettura. E non so cosa dirvi, è un po' difficile da consigliare. Guardate che bellissime illustrazioni che si trovano ogni tanto, veramente mi piace tantissimo questo stile, lo continuerò senza dubbio. Vi faccio vedere anche altre pagine un po' più classiche. C'è parecchio testo, sicuramente, ogni tanto ci sono questi balloon veramente molto copiosi, altre volte ho aperto un'altra pagina a caso, come vedete il testo è minimale, quindi non lasciatevi spaventare da questo, lasciatevi invece spaventare dalla trama, perché in effetti non è sicuramente per tutti. Forse è molto in linea, è perfetto questo, forse per questa collana che è sempre stata molto eterea, ecco, mettiamola così. Alcune volte veramente fin troppo, altre volte, forse perché io adoro lo stile di questa autrice, mi convince invece. Quindi, secondo me, questo è un bel 7, ecco, mettiamola così. È una serie che io proseguirò senza alcun dubbio e che, anzi, sono molto, molto contento di avere tra le mani. Quindi, positivo, fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutte queste letture del passato e anche recenti come Princess Mason, e fatemi sapere se avete recuperato qualcosa, avete letto qualcuno di questi volumi di recente, e magari qual è il vostro Kekkika preferito, se Una vita tra i margini vi è piaciuto così tanto anche a voi, perché mi rendo conto che anche lì leggere un'autobiografia dovete essere principalmente interessati alla storia che ti vuole raccontare Tatsumi, l'autore, e niente, quindi scrivetemi nei commenti quello che volete, e ci sentiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.